grazie. Io spero, grazie di essere venuti e benvenuti qui nella nostra sala. Io spero che più autorevolmente di me ci sarà il sindaco quest'oggi pomeriggio a portare il saluto della città. E io voglio, vi metto in continuità con le altre iniziative che abbiamo fatto sulla tematica della salute, che credo che sia particolarmente significativo. Ed è un ulteriore appuntamento che è una necessità. Io ho visto il titolo Campania morte per il Servizio Sanitario Nazionale. C'è il punto di domanda, quindi questo è un elemento molto positivo. A me mi verrebbe da dire, per mutuando le parole, che noi suoniamo le nostre campane, perché di fronte a quello che sta accadendo alla sanità pubblica e ai problemi in generale della salute, in questi momenti di scelte anche economiche del governo, dobbiamo dire che la scuola e la sanità sono le vittime predestinate, doppie vittime. Le prime perché non se ne parla, in primo luogo perché non se ne parla e sembra che non siano un problema. Il secondo, che è ancora forse peggio, è che le risorse verranno spostate proprio dalle due settori più significativi come la salute e la scuola, l'educazione, verranno spostati su altre operazioni che servono più a una politica di immagine che non ha un interesse reale del paese. Io mi auguro che noi proseguiremo con questo nostro sforzo. Ringrazio tutti voi anche per la nostra attività prosecurale. Senza la spinta di tutti quelli che si sono mobilitati, in particolare della nostra regione, sulla questione della controriforma voluta dal governo di centrodestra nella nostra regione, a questa controriforma noi qualche intoppo, non per merito mio ma per merito vostro, gliel'abbiamo posto, e speriamo che ci sia una uscita un po' più positiva di quella che si sta manifestando. Ecco, noi siamo stati molto aiutati, io sono stato molto aiutato nel portare avanti questa battaglia, e vi auguro che anche oggi dal dibattito, al quale credo tutti noi trarremo contributi e possibilità di sapere altre cose e di andare avanti, ci sia la spinta a riprendere questo tema, perché credo che nella ricerca è quella che ognuno di noi facendo politica fa, di essere dalla parte di quelli che sono meno privilegiati e meno fortunati. La questione della sanità è una questione rilevantissima, perché è quella con la quale settori più deboli della nostra popolazione si confrontano ogni giorno, ed ogni giorno sono spesso abbandonati a loro stessi senza l'aiuto che come voi cercheremo di dare loro in questa battaglia. Vi ringrazio della partecipazione, per quelli che vengono da fuori Milano benvenuti nella nostra città, e ascolterò con molta attenzione le questioni. Adesso lo so che devo è Vittorio, che però non ho citato per nome i più attenti collaboratori di queste vicende, che sono naturalmente Vittorio Ambrosa Raimondi, che è qui, e altri che con noi hanno fatto, Fulvio, con il quale abbiamo fatto tantissime cose. Ci ascolteremo e cercheremo di imparare. Grazie.